Tra le impostazioni più interessanti abbiamo la possibilità di personalizzare un mittente, di scegliere un modello di SMS che abbiamo già visto nelle precedenti formazioni, evitare lo spam, assicurarci che un nostro contatto non sia in blacklist oppure aggiungere dei contatti in blacklist, personalizzare l'emittente della mail, visualizzare le statistiche e permettere ad altri collaboratori di poter accedere alla nostra piattaforma, creando quindi un nuovo collaboratore. Andremo a inserire il nome, cognome, la username e la password, che sarà diversa rispetto alle nostre in maniera tale da poter gestire in autonomia ciò che vorremmo permettergli di gestire, quindi la modifica dei contatti piuttosto che la gestione degli SMS, delle mail o di altri servizi che possano riguardare i coupon digitali, la fidelity card o le stesse impostazioni o gli acquisti, al fine di rendere i nostri collaboratori indipendenti e di poter gestire in autonomia questa piattaforma.